Purtroppo oggi ho dovuto chiedere un piacere a un amico per un altro amico. È successo un incidente, non è stato anche abbastanza grave, la macchina si è abbastanza distrutta. Oggi noi siamo qui con questo transito e dobbiamo portare questa macchina che ha subito l'incidente di un mio amico a Torino, la sua città natale. Questo mio amico era con noi sul lago di Garda e niente, siamo qui con l'episodio numero 9 della roleplay. Allora, purtroppo oggi avremo questo mezzo che non è probabilmente la mod migliore del mondo. Caspita! Ma è una mod che ti permette di divertirti, perché comunque non ne trovate un'altra. E niente. Siamo ancora in 1.35. A sinistra ha detto, ok. Siamo ancora in 1.35. Siamo ancora. Sto registrando di seguito la puntata numero. Non so se ve la ricordate, la numero. Fermi, che devo guardare se le luci vanno bene. Sì, dovrebbero andare bene, dai. Ho detto a voltare a sinistra. Ok, Ciccio. Siamo ancora con 1.35. Sto registrando di seguito la puntata numero. Voltare a sinistra. Sì. Numero 7. Siamo nella nona, quindi nona puntata del Mito Roleplay. Spero vi stia piacendo. Io in questo momento non so se vi è piaciuto o meno. Qui posso andare a 90. Ho messo i limiti per auto perché? Perché comunque siamo su un mezzo che mi è partito, ragazzi. Non ho esperienza con questi mezzi leggeri. È partito tantissimo. Penso che sia una mod su base Skoda. Non so se lo sapete, ma tutto ciò che esce su base Skoda esce abbastanza incredibile da guidare, abbastanza difficile. Ok, infatti vedete qua, guardate quanto accelera. Qui che faccio? Devo seguire Milano. Sì, dai, seguo Milano. Seguo Milano, per forza. Sono in Italia, mi devo un po' orientare. Quindi devo stare attento perché già la macchina che abbiamo dietro, non mettete la quarta, la macchina che abbiamo dietro già è incidentata. Se noi ci mettiamo qui a incidentare anche altre cose, non è che andiamo benissimo. Ok, siamo su Ford Transit. Ok, mettiamoci a 120, che più o meno va bene. Secondo me 110, questo qui non è, dovrebbe essere inferiore a 3,5 tonnellate. Quindi si riesce a stare tranquillamente a 120. Non lo so, ragazzi, non saprei che dirvi. Qua il limite mi dà 130 per auto. Io penso che questo mezzo sono 140. Ma come faccio a essere 140 che qui dice 120? Ciccio, è impossibile. C'ho il tachimetro sbagliato. Ve l'ho detto che era su base Skoda. Quindi, ragazzi, prepariamoci. Devo viaggiare col coso aperto. È su base Skoda. Quindi se io mi tengo questo aperto. Mi ha toccato qualcuno. Porca miseria. È su base Skoda. E quindi si guida veramente uno schifo, si guida. Tutto ciò che viene su base Skoda, la base Skoda è la macchina che è uscita, la prima auto che è uscita, si guida veramente uno schifo. Andate piano questi mezzi qua che sono mezzi del demonio. Non so perché li hanno messi in mezzo. Spero di essere tutto a posto, perdonatemi per questo cosino qui, ma altrimenti non so quanto sto andando. In questo momento sono 120, mentre sul tachimetro mi segnala 100. C'ho 20 km di scarto e non penso siano miglia. C'è scritto chilometri all'ora, c'è scritto, voi non lo vedete, ma sotto al tachimetro c'è scritto chilometri all'ora. Quindi il tachimetro è sbagliato. È una mod che è uscita da poco, non l'avevo vista mai, no? Però è già una bella versione. C'ha un sacco di errori, però è bella, però è divertente, ragazzi. Ci può stare. Allora, andiamo a 130, ha una buona accelerazione, sì, perché comunque tutte quelle che escono su base. Caspita, qui siamo in Italia. Devo andare piano. Soprattutto in queste curve, quando siete con la macchina, non toccate i freni in macchina. Perché? Perché la macchina, sapete che fa? Va a lavorarvi come se fosse un camion. Quindi guidate come un camion, non guidate come una macchina. Perché Eurotrack non metteranno mai le auto? Perché la fisica dei camion non è una fisica della macchina. Io adorerei vedere delle auto ufficiali, adorerei proprio, però non è possibile perché è molto facile confondere lo stile di guida di una macchina con lo stile di guida di un camion. I due mezzi, ovviamente lo capite anche voi, uno è grosso, uno è piccolo, lo capite anche voi. Comunque, ci siamo divertiti 2 giorni sul lago di Garda con questo mio amico, poi è successo l'imprevisto e non potevo dirgli di no. Ragazzi, non potevo dirgli di no perché comunque è chi sono io. A destra e poi uscire a destra. Ok, grazie. Cioè, non potevo dirgli di no. Io faccio anche il camionista, quindi della roleplay. Uscire non potevo a destra. Sì, ho capito, non rompere le scatole. Sei fastidioso come quelli
reali di... come si chiamano? Come i qua c'è la carabinieri. Salve, sempre con l'alfetta. Sei fastidioso come come il GPS reale. Fastidiosissimo, guarda. Ti odio. Però ti voglio bene. Allora, qui c'è... Allora, aspetta che sorpasso questo con la moto. Ciao, tizio con la moto. Rispetto massimo per chi va in moto. Allora, qui devo rallentare un po', Qua mi dice che... No, 130, vado tranquillo. Sorpassiamo questi camion, CSZ. Quello cos'è? Dreyer. Non so se esista. Penso di sì, penso che alcune marche debbano esistere veramente. Mettiamo la terza qui. Ok. Io lo tiro un po' questo Ford Transit, che non è mio, me l'ha prestato un altro mio amico. Ragazzi, ho un po' di rapporti sociali, quindi mantengo questi rapporti sociali con alcune persone che poi se gli chiedi un piacere, loro sanno, io faccio un piacere a tutti, alcuni fanno un piacere a me. È bello così. Perché questo camion sta andando così piano? Efficiente. Quello è pericolosissimo, camminare così piano su un'autostrada, la cosa più pericolosa del mondo. Siamo sulla A51 direzione Genova. Perché direzione Parma-Bologna? Mi sa che adesso... Mi sa che invece niente, perché non mi sta dicendo niente, quindi devo andare direzione Torino, ok, tangenziale ovest. Tangenziale ovest di cosa? Io queste cose non le ho capite. Niente, quindi il mio amico mi ha chiesto un favore, io ho chiesto un favore a un altro mio amico. Sapete, fa camionisti, ci conosciamo un po' tutti, quindi... Ci aiutiamo a vicenda, ci aiutiamo. Probabilmente sono in debito in questo momento. Un giorno mi chiederà di fare qualcosa per lui. Speriamo sia qualcosa di legale, perché questo mio amico è un po' così. E niente, quindi stiamo facendo questo viaggetto qui. Gli portiamo la macchina. Purtroppo sono cose che capitano. Incidenti sono cose che capitano, possono capitare a tutti. Non esiste uno che non abbia mai fatto un incidente. Chi vi dice io non ho mai fatto incidenti sta mentendo. Tutti possono sbagliare. Ok, rallentiamo. Torino. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Destra. Sì, non ti preoccupare di niente. Ci penso. Speriamo qui il camion. Non è sorpasso questo. A destra. Sì. Non si potrebbe fare perché lui avrebbe ancora la... Ok, come si chiama? Avrebbe ancora la linea tratteggiata. Quindi, volendo, si poteva infilare lui. Però... Ogni tanto c'ha il differenziale un po' fasullo questa macchina, Ha un differenziale un po' così che mi fa esaurire. Alta 500 metri, va bene, si può fare. Quindi niente, ci aiutiamo fra di noi, siamo un gruppo di ragazzi, io lavo la mano a te, tu lavi la mano a me. Niente, loro sono venuti con me al Lago di Garda, puntata numero 8, che divertimento. Adesso siamo nella 9, la 8. Io devo anche ricordarmi questi numeri, che perché poi non li leggi. Quando io faccio registro la 1, la 2, la 3, la 4, magari registro la 1, la 2, per esempio la 14 ce l'ho già registrata. Ragazzi, perdonatemi se la 14 l'ho già registrata da un bel po', infatti non fa niente, poi la vedrete. Mettiamoci di nuovo a 125. Non ho letto come si chiamava l'uscita qui. Mi piacerebbe leggere i nomi perché così vi dico dove sono. Sono a Torno. Caspita, 4. 8 frecce, qui c'è fuoco, fuocarello, quello è stato pericoloso. Ragazzi, non so se l'avete visto, ma a Bologna, tipo una volta è successo, siamo sulla A7, un camion è esploso sull'autostrada. È stato un brutto episodio. Troppo i viaggi su strada sono. Oh, Torino. Tenersi a destra, sì? E poi uscire a destra. Troppo i viaggi su strada sono pericolosi e. Poi ovviamente uscire a destra. Non dico niente, va, meglio non dire niente. Uscire a destra, ma non toccare il freno perché ti ribalti male. Quindi i viaggi su strada sono molto molto pericolosi. Qua superiamo Hohold. Ciao Hohold. Bello col doppio rimorchio. Bello trovare i doppi rimorchi su strada. In questo momento sono sulla 1.35 ufficiale, e questo va bene, si capiva. Però sono sulle DirectX 11. Quando avvii il gioco, se clicchi col tasto destro dice fai partire la 64 bit DirectX 11 sperimentale. Io faccio partire la sperimentale, perché voglio provare queste DirectX 11. Dovrebbero andare meglio perché la DirectX 11 sviluppata dopo dovrebbe sfruttare meglio le schede nuove. Speriamo. Comunque siamo sulla A21, 70 km, il viaggio non è stato lunghissimo.
abbiamo comunque dei limiti. Se non sbaglio siamo sotto il 3,5 tonnellate. Per guidare questo mezzo qui non credo sia necessaria la patente del camion. Penso che per guidare questi veicoli qui per il soccorso stradale basti la B. Anche se poi tu hai dietro una macchina, il SUV già pesa 2 tonnellate. Se un SUV pesa 2 tonnellate e il Ford purché è un Transit che è piccolino, penso che si forse aspetta era il carico inferiore a 3,5 tonnellate, quindi lo puoi guidare con B. Non me lo ricordo questa cosa, ragazzi. Nella roleplay sono un autista professionista, ma nella vita reale non faccio l'autista. Questa è una cosa che sapete tutti ormai. Comunque, se non forse era il carico. Siamo arrivati a Torino. A Torino non sono mai andato, mi piacerebbe andarci una volta. Che ne so, andiamo a vedere Torino. Ci sarà qualcosa di figo a Torino? A parte no, c'è il Duomo. Non si chiama Duomo però a Torino. Il Duomo è a Milano. La Mole Antonelliana potrebbe essere. Non sono troppo sicuro di quello che sto... c'ha un problema serio di convergenza questo mezzo qui, c'ha un problema serissimo. Avete visto quanto mi ha perso? Mi perde tantissimo. O si blocca, c'ha un blocco al differenziale, c'ha qualche problema differenziale. Mettiamoci qua perché dobbiamo uscire, no? Allora, Torino est, inizia a Genova e poi uscire a destra. Ok, destra a destra. Ricordiamoci sempre questa cosa qui. Io l'ho capito tantissimo. Uscire a destra. Ok, uscire a destra, Torino est. Ok, devo rallentare un po'. Ok, rallentiamo un altro pochino. Ma tanto qui non c'è niente, non c'è. Non ci dicono niente nessuno. Niente, poi la scaricherò lì e il mio amico poi si dovrà. Probabilmente dovrà comprarsi una macchina nuova, Me la lancio lì perché non sono un meccanico, anche se nella roleplay sono un meccanico. E ve lo farò vedere. Penso che abbia bisogno di una macchina nuova. Adesso magari c'è qualche incentivo, rottama. Voltare a sinistra. Sì, stai calmo. A me sta cosa qui che insiste, non lo capisco. Ok, qua è 50, è il limite. Dobbiamo portarla lì al garage. Il garage è mio, quindi lo metterò lì. Niente, poi se la vedrà lui. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. No, teniamoci a sinistra. Qua c'è un intervento, forse. Voltare a sinistra. È giallo, quindi mi infilo. Era rosso. Ogni volta io sto passando col rosso, porca miseria. Sinistra e poi qua. Ok, voltare, eccoci. A destra. Ok. Fine del viaggio. Fine del viaggio, ciao, bello. Ragazzi, fatemi un attimo sistemare che voglio farvi vedere dove. Fatemi parcheggiare un attimo. Parcheggio un po' così. Porca miseria. Senza perderci troppo tempo. No, aspetta, ho sbagliato. Ok, qua devo parcheggiare. Questo qui è vero. Allora, mettiamolo qui da questa parte, poi. Amico verrà a prendersela questa macchina. Fatemi fare un mini parcheggio veloce. Ok, e andiamo a chiudere questo video. Purtroppo il video non è stato dei più felici, ma sono cose che capitano. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Supportate la serie, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao ciao.